Vi do il benvenuto al secondo appuntamento del rinnovato Padiglione Venezia con questa raffinata mostra curata da Louis Vuitton e allestita, ideata da Mohsen Mustafavi, coadiuvato da Claudia Mion e con le straordinarie foto di Hélène Binet. Sono presenti il sindaco di Venezia, il presidente di Vuitton Sud Europa, Geoffroy Van Den Bon, e Mohsen Mustafavi appunto ed Hélène Binet. Welcome everyone. On behalf of Louis Vuitton, we want to thank the municipality of Venice and the city of Venice for granting us the use of the Pavilion of Venice. For this exhibition on Nicholas Hawksmoor, methodical imagings. There's a great love between Venetians and Louis Vuitton, and this is a gesture from the brand to give back to the community. We had the privilege to be able to contribute with Arzana in the renovation of the Pavilion last year and to host an exhibition with a Venetian artist, Fabrizio Plessis, Mare Verticale last year. This year we're happy to be able to do something related to architecture. For Louis Vuitton, architecture has always been deeply rooted in our brand, and that
interest and flair for architecture has been fed by a lot of partnership and collaboration with very well-known architects. Jun Aoki, Peter Marino, or Frank Gehry, who's helping us for the Fondation Louis Vuitton pour la Création in the Bois de Boulogne in Paris. So we're very honored to be here, and we're very happy to have you all here. We hope you will enjoy the unique work that Mohsen Mostafavi and Hélène Binet have presented to us in the pavilion. Thank you very much. Just, I know that we are. It's warm, and I really hope that we can get to see the exhibition. I just want to add my thanks to all of you for being here, for your patience, to the mayor for being here and honoring us with his presence, to Louis Vuitton for giving Hélène and I this opportunity for collaboration, to Madil, to Professor Zubini, for really their support over the past few months on this project, and of course all the people at LV, Antoine Jarier and other colleagues. The work of Nicholas Hawksmoor is something that is really unusual, often appreciated, but also very little in a way understood and studied in detail. This became an opportunity for us to understand the relationship between history and the present. What can we really understand from the past that really has some value in terms of the idea of the contemporary project? And in the exhibition, we have tried to bring this idea of the precedent with the notion of the contemporary project together. And I really hope that you will appreciate it. This is something that's, of course, very much consistent with some of the work that we have done together in the past, also with LV, and hope that that this opportunity, where London comes together with Venice in the pavilion of Venice, is also something that you will appreciate. It's something that's been really important to me. So thank you very much for being here. Voglio ringraziare il sindaco di Venezia e il presidente di Vuitton per aver dato supporto a questa mostra, che secondo me interpreta anche molto bene il tema generale, diciamo, di questa biennale, il tema appunto di Common Ground, inserendo questa grande lezione di stile di un architetto barocco inglese, appunto Hawksmoor, come una interpretazione delle possibilità espressive del linguaggio architettonico, del grande stile, diciamo, nel comunicare a una società, cioè a comunicare ai cittadini e comunicare all'intera società quello che è il significato di un'architettura pubblica, direi dell'architettura pubblica per eccellenza, che è appunto l'architettura religiosa. Ecco, trovo che sia una mostra che è riuscita proprio a mettere insieme diversi livelli di lettura, soprattutto a livello visivo, di quelli che sono i significati dell'architettura colti attraverso i diversi media, cioè attraverso la fotografia, attraverso il disegno, attraverso i modelli architettonici, e quindi cogliendo molto in profondità quella grande lezione di stile che ci è stata offerta appunto da Nicholas Hawksmoor. Pensavo che tu dicessi che sono tutti impazienti di sentire il lungo discorso del sindaco. Non farò. Niente, io ringrazio tutti, ringrazio naturalmente prima di tutto il curatore di questa mostra, ma soprattutto chi l'ha realizzata. Credo sia molto, molto importante questo rivisitare il passato e vederlo anche con un'ottica dell'attualità, diciamo, individuare dei simboli importanti nelle città. Grazie a Louis Vuitton che ha sponsorizzato anche quest'anno la riapertura del padiglione Venezia. Credo che anche questo sia un segno importante di un passato del padiglione, che però nell'attualità sta vivendo come un simbolo anche questo di una città che continua a rinnovarsi sempre. Grazie a tutti voi che siete qui intervenuti. Buona mostra e buona biennale. Thank you.
Ti sei mancata, Claudia?